Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 16 novembre 1922. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù, nel venire, mi ha tirata tutta nel suo santissimo volere. Ed io, come se avessi sott'occhio tutto l'operato della creazione, seguivo tutto ciò che aveva fatto il mio dolce Gesù per le creature. Onde dopo che abbiamo seguito insieme, mi ha detto: Figlia mia, la mia volontà agisce in diversi modi. Una volta opera, un'altra volta conserva ciò che ha operato. Nella creazione operai e tutto ordinai, e dopo fatto tutto, la mia volontà è conservatrice di tutto. Da allora in poi nulla ha fatto di nuovo nell'ordine di tutto il creato. Onde di nuovo la mia volontà uscì in campo nell'operare, scendendo dal cielo in terra per redimere l'uomo. E la mia opera non fu per poco come nella creazione, ma durò per la lunghezza di 33 anni e di nuovo ritornai a conservare tutto ciò che operai nella redenzione. Sicché come esiste un sole per virtù della mia volontà conservatrice a bene di tutti e di ciascuno, così stanno in atto per tutti e per ciascuno i beni della redenzione. Ora la mia volontà vuole ritornare all'opera e sai che cosa vuole fare? Vuole operare nella creatura ciò che operò nella mia umanità, la mia volontà. Questa sarà una mia opera lunghissima, più della redenzione. E come per operare la redenzione mi formai una madre in cui concepì la mia umanità, così ora ho scelto te per operare ciò che la mia volontà operava nella mia umanità. Mi
Vedi dunque, figlia mia, qui si tratta di opere ed opere del mio volere supremo. Tu sarai come lo spazio che si offrì a farmi creare e mettere in ordine il sole, le stelle, la luna, l'aria e tutto il bello che c'è nella volta dei cieli e tutto il bene che dal cielo discende. Sarai come la mia umanità che a nulla si oppose di ciò che il mio volere volle operare. Ed io rinchiuderò in te ciò che fece in me il supremo volere per averne la ripetizione. Onde dopo stavo ricevendo l'assoluzione ed io dicevo in me: Mio Gesù, nel tuo volere voglio riceverla. E Gesù subito, senza darmi tempo, ha soggiunto: Ed io nella mia volontà ti assolvo, e mentre assolvo te, il mio volere mette in via le parole dell'assoluzione per assolvere chi vuole essere assolto e per perdonare chi vuole il perdono. Il mio volere prende tutto, non prende uno solo, ma chi è disposto prende più che tutti. 20 novembre 1922. Stavo pensando come il mio dolce Gesù, stando nell'orto, soffrì tante pene, ma non da parte delle creature, perché lui era solo, anzi abbandonato da tutti, ma da parte del suo eterno Padre. Erano correnti d'amore tra lui e il Padre Celeste. Ed in queste correnti venivano messe tutte le creature. In queste correnti in cui ci stava tutto l'amore di Dio per ciascuna di loro e tutto l'amore che ciascuno doveva a Dio. E mancando questo, Gesù veniva a soffrire pene da superare tutte le altre pene, tanto che sudò vivo sangue. Ed il mio dolce Gesù, stringendomi al suo cuore per essere sollevato, mi ha detto: Figlia mia, le pene dell'amore sono le più strazianti. Vedi, in queste correnti d'amore tra me e il Padre mio c'è tutto l'amore che mi dovevano tutte le creature. Quindi c'è l'amore tradito, l'amore negato, l'amore respinto, l'amore sconosciuto, l'amore calpestato. Oh, come mi giunge trafiggente al mio cuore da sentirmi morire. Tu devi sapere che nel creare l'uomo fissai tante correnti d'amore tra me e lui. Non mi bastava ad averlo creato, no. Dovevo mettere tante correnti d'amore tra me e lui, che non ci doveva essere parte di esso in cui non scorressero queste correnti. Sicché nell'intelligenza dell'uomo correva la corrente d'amore della mia sapienza. Nell'occhio correva la corrente dell'amore della mia luce. Nella bocca la corrente d'amore della mia parola. Nelle mani la corrente d'amore della santità delle mie opere. Nella volontà la corrente d'amore della mia e così tutto il resto. L'uomo era stato fatto per stare in continue comunicazioni col suo creatore. E come poteva stare in comunicazione con me se le mie correnti non correvano nelle sue? Col peccato spezzò tutte queste correnti e restò diviso da me. Sai tu come successe? Guarda il sole. Tutta la sua luce batte sulla superficie della terra e la investe tanto da far sentire il suo calore, tanto al vivo e reale, che porta la fecondità, la vita, tutto ciò che la terra produce. Sicché il sole e la terra si può dire stanno in comunicazione fra loro. Oh, come sono più strette le mie comunicazioni tra l'uomo e Dio, vero sole eterno. Ora, se una creatura potesse aver potere di spezzare tra la terra e il sole la corrente della luce che batte sulla superficie terrestre, qual male non farebbe mai? Il sole ritirerebbe a sé tutta la corrente della luce. La terra resterebbe all'oscuro, senza fecondità e senza vita. E quale pena meriterebbe egli mai? E tutto ciò fece l'uomo nella creazione. Ed io scesi dal cielo in terra per riunire di nuovo tutte queste correnti d'amore. Ma oh, quanto mi costò! E l'uomo continua la sua ingratitudine e ritorna a spezzarmi le correnti da me aggiustate. Bene, volgiamo verso la conclusione del 14° volume, rimane soltanto un brano che a Dio piacendo sarà oggetto della prossima meditazione e quindi termina questo ulteriore viaggio avvincente, ecco, in questo nuovo volume che chiude
riprendendo e di nuovo sempre più come stile di Gesù, riapprofondendo sotto sempre più diversificati e dettagliati punti di vista alcuni concetti assolutamente basilari che dobbiamo sempre tornare a fare ben nostri. Ecco, nel primo scritto c'è, come dire, il doppio principio dell'agire della divina volontà. La divina volontà opera qualcosa di nuovo, fa qualcosa di nuovo, fa qualcosa da un lato e dall'altro quella cosa la conserva. Riflettere sul principio di conservazione e ci fa anche comprendere come Dio non vuole, non tollera che nessuna delle cose che la sua volontà ha posto in campo in essere e vada perduta nel nulla. Questo è tanto vero, se noi ci riflettiamo, e l'inferno esiste perché? Perché alcuni angeli si sono corrotti, si sono traviati, si sono ribellati e l'inferno l'hanno formato loro con la loro cattiveria. Non è certamente, Dio non perde tempo a formare un luogo di tormenti, d'accordo, è un luogo dove le persone stanno male, queste non sono opere di Dio. Ma i demoni stessi sono mantenuti nell'essere, cioè l'unica cosa che non sarà mai di nessuna delle cose che Dio ha fatto è l'annichilimento. E questo è un principio, come dire, teologico, noto nella teologia classica, tante volte ho spiegato come San Tommaso d'Aquino spiega benissimo queste due cose, quindi la creazione e la provvidenza di Dio. Provvidenza di Dio che significa nient'altro che la sua azione conservatrice e di mantenimento di tutte quante le cose create nell'essere. Per cui sappiamo benissimo che anche la nostra morte corporale, che è il salario del peccato, come dice San Paolo, comporterà la momentanea putrefazione e disgregazione del nostro corpo, momentanea perché comunque c'è la risurrezione della carne, risurrezione della carne che sarà estesa anche ai dannati. Quindi questo spunto di meditazione, adesso a prescindere, adesso torniamo subito all'oggetto di oggi, apre orizzonti molto 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 vasti, insomma, anche al pensare teologico, al modo con cui noi concepiamo, capiamo tante cose. Ma il principio che questo esprime è che se Dio fa una cosa, quella cosa lui l'ha fatta e in quanto fatta da lui è buona, o niente in quanto ente buono. Ecco qui il vecchio studio che molti della filosofia, delle categorie dell'essere, della filosofia scolastica, insomma, che per certe cose a mio avviso non andrebbe messa così frettolosamente nel dimenticatoio. Quindi sono aperte tantissime prospettive, no? Io credo per esempio che San Francesco ci era arrivato molto bene ad alcune cose per il suo rapporto veramente teologale e teologico che aveva con il creato, che non era il rapporto dell'ecologista da quattro soldi, insomma, no? O di quello volemo se bene, ma chiamare fratello il sole, il fuoco, sorella la terra, eccetera eccetera, non era fatto né con intenzioni, come dire, alla hippie, né con intenzioni animistiche, né con intenzioni panteistiche, perché cioè alcune espressioni sono sempre borderline, perché, ma da lui sono state vissute e concepite come penetrazione profonda di questo grande mistero di cui qui Gesù parla, della creazione e della conservazione nell'essere di tutte le cose. Questo è un principio che, se interiorizzato e sviluppato, porta con sé tante conseguenze. Adesso Gesù quindi spiega. Nella creazione, praticamente Gesù sta dicendo, la creazione è stata fatta in un certo tempo,
Da dopo la creazione, Gesù non ha, Dio non ha fatto nulla di nuovo, ha semplicemente mantenuto nell'essere tutto quello che ha creato. Non ci sono cose nuove create, eh? Non ci sono. Non ci stanno. Quindi tutto quello che ha fatto è, certamente poi c'è delle leggi di riproduzione, insomma, anche, no? Per esempio per noi esseri umani, per gli animali, per le forme di vita superiore, ma un essere umano rimane sempre un essere umano. Gli esseri umani possono essere più o meno intelligenti, possono essere più o meno intellettualmente e culturalmente, diciamo così, evoluti, ma l'uomo che c'è oggi è lo stesso di quello che c'era ai tempi dell'impero romano, insomma, no? Ecco, tanto per fare un esempio, non è che c'ha una mano in più, o una zampa in più, una gamba in più, o un orecchio di più, d'accordo? Ecco, o un patrimonio genetico di differente. Quindi, creazione, conservazione. Grata grande opera della divina volontà. Quindi, la prima grande opera della divina volontà è stata la creazione. Fatta quell'opera, la divina volontà opera nella sua conservazione. L'altra grande opera, più lunga, durata 33 anni, dice Gesù, quindi la redenzione non è circoscritta al Venerdì Santo, anche se culmina nel Venerdì Santo, ma è un'operazione che è andata avanti per 33 anni. E fatta la redenzione, che cosa succede? La redenzione deve essere conservata e deve essere tra l'altro distribuita. E chi è che fa questo? Come fa la Divina Volontà a fare questo? La Divina Volontà fa questo attraverso la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa? La Chiesa non serve, cioè, la Chiesa serve semplicemente a portare nel mondo, quindi a distribuire nel mondo, a conservare, soprattutto nei sacramenti, anche se non sono nei sacramenti, quello che Gesù ha fatto a nostro beneficio e darlo a chi lo vuole. Basta, non serve a nient'altro la Chiesa in quanto tale. Quindi concorre a quest'opera della divina volontà di conservazione nell'essere della grande opera della redenzione. D'accordo? Che sta costantemente in atto, dice Gesù, per dare a tutti e a ciascuno di coloro che lo desiderano i beni infiniti di grazia che la redenzione stessa ha procurato. E poi c'è una terza opera, Gesù dice questa sarà lunghissima, questa non dura soltanto 33 anni, dice semplicemente lunghissima. Di fatto noi stiamo leggendo uno scritto del 16 novembre del 1922, ora siamo nel 2019, sono passati 100 anni da questo scritto e questa divina volontà adesso se ne comincia un pochino, grazie a Dio, a parlare, almeno io non è che sono insomma, un grandissimo esperto, però io fino a qualche anno fa non ne avevo mai sentito parlare, quindi non era certamente un fenomeno diffuso, insomma, no? Ecco, eppure sono passati 100 anni, quindi quanto ci vorrà prima che questa splendida cosa che Gesù dona all'umanità sia conosciuta e diffusa? Ah, Gesù dice un'opera lunghissima. Dice, tu sei stata la prima, perché dice, ma non fa chiaramente paragoni, accostamenti, insomma, ecco. Cioè, per realizzare l'opera della redenzione, Gesù si è dovuto incarnare. Stiamo arrivando a Natale e c'è stato uno strumento attivo cooperante che è la Madonna. D'accordo? Quindi ci deve essere un punto d'inizio, un incipit, un principio. Il principio di questa cosa è stata questa donna, la serva di Dio, Luisa Piccarreta. Punto. Ma dopo questo principio, ecco che adesso si aprono degli orizzonti infiniti, sterminati, che consistono semplicemente nella diffusione di questa vita, perché vita nella divina volontà, dice Gesù, significa che la divina volontà vuole operare nella creatura ciò che operò nella mia umanità, la mia volontà. Punto. Noi dobbiamo fare sì che le nostre persone umane diventino principio operativo della divina volontà. Tutto qui. Ricevendo in questo modo beni e felicità infinite, spandendo in questo modo beni e felicità infinite, grazie immense a noi e a tutti. Questo ho detto proprio in due parole. Quindi anche questa è stata un'operazione che è stata già fatta da Gesù, perché in Luisa l'ha già fatta questa cosa con un essere umano, e adesso chiaramente deve essere distribuita e conservata, così come l'opera della redenzione.
Bellissimo poi, vedete, quello che dice, dice voglio ricevere la soluzione, chi di noi ci pensa, no? Nel tuo volere, quando ci andiamo a confessare. Queste, abbiamo visto qualche giorno fa, per esempio, quanto gli effetti che produce quando prima di addormentarci facciamo una fusione con la divina volontà, o quantomeno chiamiamo la divina volontà nel dormire, no? Che su tutte le creature scorre il riposo che deriva dal vivere nella divina volontà. Questo lo dice Gesù, se si ascoltano le meditazioni dei giorni scorsi, adesso non ricordo quando, evidentemente, c'è questo particolare che mi è rimasto impresso. Oggi, se tu fai questa cosa mentre ti stanno assolvendo, mentre io assolvo te, attenzione, Gesù dice, mentre io assolvo te, non è il sacerdote che assolve la persona. Ecco, perché il sacerdote dice, io ti assolvo, ma non parla a nome suo. E anzi, parla in persona Cristi, neanche a nome di Cristo, perché sennò dovrebbe dire, in nome di Cristo io ti assolvo. Ma quando il sacerdote usa le formule io, parla in prima persona, io ti battezzo, questo è il mio corpo, io ti assolvo, è che in quel momento Gesù sta utilizzando veramente come uno strumento cooperante ma passivo, salvo chiaramente l'intelligenza e l'umanità che lo strumento deve porre in essere per fare quel gesto, ma non è l'essere umano che sta operando e sta agendo, ma è Gesù. Cioè, quando io consacro, non consacro il corpo mio, il corpo di Don Leonardo Maria, consacro il corpo di Cristo, ma io dico questo è il mio corpo, non dico questo è il corpo di Cristo quando sto consacrando, quando lo distribuisco dico il corpo di Cristo, non quando sto consacrando. Quindi facciamo attenzione a queste sfumature, no? E che cosa succede? Se tu dici questa cosa, il mio volere mette in via le parole dell'assoluzione per assolvere chi vuole essere assolto e per perdonare chi vuole il perdono. Che possiamo immaginare? Immaginiamo una persona che vorrebbe tanto confessarsi, ma non ne ha la possibilità, magari è infermo e non trova nessuno, magari sta in punto di morte, magari... che ne sappiamo se magari con un gesto di questo genere a quella... questo gesto serve per fargli arrivare quella assoluzione che non ha potuto ricevere. Certo, noi sappiamo già dalla dottrina della Chiesa in generale che quando una persona si pente dei peccati e non ha la possibilità, quindi non la volontà di farlo, ma la possibilità oggettiva di confessarsi, si può e si deve sperare che il perdono del Signore gli arrivi solo lo stesso, perché il Signore agisce attraverso i sacramenti, ma non è legato dai sacramenti. Quando i sacramenti non possono arrivare per causa di forza maggiore, è evidente che la sua onnipotenza non si è legata, come dire, ai sacramenti, cioè non arriva al sacramento, ci posso fare niente, lui rimane comunque, ecco. Quindi l'uso, questo non significa minimizzare l'uso dei sacramenti, perché se puoi confessarti, devi confessarti, d'accordo? Se puoi andare a messa, devi andare a messa, ma se ci sono delle situazioni di impossibilità oggettive, indipendenti dalla volontà della persona, è chiaro che, ecco, questo è il primo punto. Poi era il secondo punto, no? Quindi bellissima questa cosa, portare in giro il perdono e la soluzione di Gesù a tutti. Basta semplicemente, prima che il sacerdote ci assolve, fare un atto di diffusione, no? Quindi atto di unione dobbiamo farlo anche quando stiamo per fare la confessione, no? Quando prepariamo la confessione, piano piano, cioè ecco, più dilatiamo gli ambiti di estensione, ecco, di atti compiuti nel divino volere, quindi più facciamo entrare la divina volontà in tutti i nostri atti, evidentemente più grazia c'è e meglio è per noi e per tutti, no? Poi Gesù passa a considerare e a spiegare le pene dell'orto degli uli. Questo è bellissimo, questo qui. Allora, lì praticamente che è successo? Noi abbiamo Gesù Cristo che è vero Dio e vero uomo nell'orto degli ulivi. Allora, che succede nell'orto degli ulivi? Allora, ci sono correnti d'amore tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio. Discorso molto semplice. Allora, Gesù dice una cosa semplicissima. La corrente d'amore di Dio verso l'uomo, che Dio ha aperto creandolo e che gli aveva dato miliardi di colori e sfumature differenti, non si è mai chiusa. Qual è che invece si è chiusa? Si è chiusa la corrente dell'uomo verso Dio. È di brutto. E siccome Gesù sta nell'orto degli ulivi, non solo in quanto Dio, ma in quanto uomo, in quel momento lui vive dentro di sé la tragedia, ecco perché ha sofferto in questa maniera veramente allucinante, dell'amore tradito, negato,
respinto, sconosciuto e calpestato, e sente, come dire, la sofferenza di Dio, chiamiamola così, non vorrei dire adesso lo sdegno di Dio, insomma, perché è un'espressione che mi fa qualche piccola difficoltà, no? Ma certamente la sofferenza di Dio è anche, come dire, l'esigenza di riparare tanti affronti proprio sprocedati da parte della follia dell'uomo. E Gesù spiega: queste pene d'amore sono le più strazianti. E le anime amanti, insomma, di Gesù, questa cosa qui la condividono con lui, no? Quindi bere il calice, no? Quando Gesù disse: allontana da me questo calice, però sia fatta non la mia ma la tua volontà. Sicuramente in questo calice c'era anche tutta quanta questa infinita amarezza di questo amore tradito, negato, respinto, sconosciuto, calpestato, che giunge trafiggente al mio cuore da sentirmi morire. E questo Gesù l'ha vissuto nella sua santissima umanità. Ed è terribile questa cosa. Quindi, poi spiega, fa questo esempio, diciamo, per assurdo, no? Cioè, quello che noi dobbiamo capire, quello che Gesù, per esempio, rivela in maniera abbastanza chiara negli scritti di Luisa, ma anche qui, se uno ci pensa, sono cose ampiamente contenute, insomma, nella rivelazione pubblica. Dio non ha mai cambiato nulla nei nostri confronti, ma niente. Cioè, amore era, amore è e amore sempre sarà, amore è sempre stato, d'accordo? Siamo noi che siamo cambiati. Siamo noi che siamo cambiati. È l'uomo che ha spezzato le correnti e è restato diviso. Il sole, dice Gesù, non ha mai smesso di splendere da quando è stato creato, per tornare al discorso di prima. Supponiamo che ci fosse un matto che ci avesse la possibilità di oscurare il sole e lo facesse. Ma farebbe una cosa allucinante, farebbe, no? Farebbe una cosa, un disastro farebbe, d'accordo? Sarebbe un male immensissimo, d'accordo? La terra resterebbe all'oscuro senza fecondità, senza vita. Dice: ma quale pena meriterebbe egli mai? Cioè, che cosa bisognerebbe fargli a un matto che facesse una cosa di questo genere? Che si alza la mattina e dice: adesso oscuriamo la luce del sole. Ma che follia è questo qui? Che discorso è? Dice: eppure tutto ciò fece l'uomo nella creazione. Questo fu fatto, oscurare la luce del sole, e purtroppo sono continui, mai interrotti, li vediamo tutti i santi giorni, ma non solo in questi nostri travagliati e sciagurati tempi. Certo, ci sono i periodi in cui, come dire, i tentativi di eclissare il sole raggiungono una certa intensità, forza, recrudescenza, se vogliamo. Però purtroppo da 2000 anni che sta benedetta luce del sole viene, si tenta in tutti i modi possibili di oscurarla, e purtroppo l'uomo, come dice Gesù, continua la sua ingratitudine e torna a spezzarmi le correnti da me aggiustate, capito? Cioè, sta corrente si era rotta, dice Gesù, io l'ho riaggiustata, ho fatto la tensione nell'orto del Getsemani, me le sono sentite io tutte quante queste cose, ho rimesso le cose a posto. E l'uomo continua. L'uomo è lo sfascista per antonomasia, sfascia tutto. Cioè, dove mettiamo le nostre zampe, purtroppo imbrattate di tante brutte cose, andiamo solo che a fa guai. Come Cristo, come gli elefanti che camminassero dentro una fabbrica di cristalli, come ci muoviamo a fa danni. E Gesù pazientemente sta sempre a riparare, a restaurare, a mettere a posto, eccetera, eccetera. No, dice, quanto durerà sta storia? quanto durerà sta storia? Quando la pianteremo di essere ingrati e di spezzare le correnti d'amore aggiustate da Gesù? E quando la pianteremo di dargli trafitture al cuore tale da farlo sentire morire? Ecco. Le anime amanti, ecco, però ci pensino sempre molto bene prima di fare offerte di questo genere,
chiedono a Gesù di sorseggiare qualche piccolissima cosa, goccia di quel calice, perché quel calice nessun essere umano potrebbe tollerarne senza essere fulminato a morire di dolore seduto a stante, insomma, no? Forse anche tutte quante le ricorderemo, no? Quel versare l'amaro che Gesù faceva con Luisa, che gli metteva in bocca quella cosa amarissima, no? Darle insomma una repulsione allucinante. Adesso è un po' che non si sente più queste cose, si sentivano nei primi volumi molto molto frequentemente, no? Quel versare in bocca tutta l'amarezza di Gesù. Ecco, quindi sicuramente le anime che poi Gesù lo amano e che cominciano a sentire con lui anche queste pene di amore non ricambiato, perché questo è proprio, ma questo l'hanno già vissuto i santi, quindi a prescindere dalla divina volontà, e certamente poi ne condividono anche qualche cosa, ecco, di questo amarissimo calice, dando evidentemente a Gesù grandissima gioia, grandissima consolazione e grandissima riparazione. Bene, Santa Vergine Maria, all'inizio di questa novena di Avvento, ecco, ti chiediamo davvero la grazia di poter stare attenti, vigilanti, oranti e soprattutto amanti, ecco, presso le sponde benedette del presepe, per dare a Gesù, almeno da parte nostra, quel poco amore di cui siamo capaci e moltiplicarlo con gli atti nella divina volontà, a pro di tutti. E entrando in questa dimensione, in questa vita della divina volontà, ecco, metterci in quest'opera lunghissima, come Gesù l'ha definita, di diffusione e conservazione di ciò che già è in atto nella Chiesa e nel mondo e che attende soltanto di essere appunto meglio conosciuto e meglio vissuto e ben vissuto da parte di tutti quanti coloro che accoglieranno questa grande grazia di Dio, questa terza grande manifestazione della divina volontà, come Gesù ci ha spiegato, consistente nel vivere nella nostra umanità ciò che visse l'umanità di Gesù, cioè le operazioni della divina volontà in lui, in noi, così come furono in lui. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.